canale, nuova video ricetta della domenica. Se vi piacciono questi video mi raccomando lasciate un bel pollice in su e fatemelo sapere giù nei commenti. Se volete qualche video in particolare mi raccomando non esitate a chiedere. Allora, oggi vi faccio vedere come si fanno i bounty vegani, che sono buoni ma soprattutto sani e facilissimi da realizzare. Vi occorrerà della farina di cocco, dell'olio di cocco e del miele. Per prima cosa dovete andare a mettere la farina di cocco all'interno di un frullatore. Se fate queste dosi che vi ho dato, mi raccomando dividete la farina e fatela poco a poco. Io sto dimezzando le dosi, quindi vedrete tutto dimezzato. Quindi mettete la farina nel frullatore e iniziate a frullare. Allora, questa farina che sto utilizzando io è una farina senza glutine e vegan ed è praticamente della marca Le Farine Magiche, potete trovarla in qualsiasi supermercato. Dopodiché vado a mettere due cucchiai grandi di miele, non guardate me perché ho diviso le dosi. Una volta messo il miele vado a metterci anche un cucchiaio, sempre grande, di olio di cocco. Se non avete l'olio di cocco, anche se adesso è facilissimo da reperire, non vi preoccupate, potete utilizzare un cucchiaino di burro. Ovviamente poi non sarà più vegan. Allora, il composto deve risultare appunto così. Dovete creare delle forme. Se vedete che la pasta non si compatta, aggiungete un altro po' di miele perché è fondamentale questo ingrediente per compattare i nostri bounty. Quindi fateli delle forme che preferite, dopodiché vanno 10 minuti in freezer. E adesso ci occorrerà della cioccolata. Ovviamente io ho utilizzato la cioccolata dell'uovo di Pasqua perché sicuramente tutti voi avrete a casa un uovo di Pasqua fondente. Ecco, quella cioccolata che i bambini non mangiano mai. Scioglietela 2 minuti al microonde e questa ci servirà per ricoprire i nostri bounty. Quindi cacciateli dal freezer e iniziate a metterli all'interno della cioccolata. Mi raccomando, togliete tutti i residui della cioccolata una volta immersa, utilizzate una forchetta. Anche questi, una volta ricoperti di cioccolata, andranno in freezer 10 minuti. I nostri bounty sono pronti per essere mangiati. Come avete potuto vedere è semplicissima da fare e velocissima, ma soprattutto sono veramente ottimi. Ve li straconsiglio, provateli, poi fatemi sapere. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!